Ed eccoci qua, buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che vi siate goduti la sigla, il nostro Vitalik che balla, perché tra l'altro in questi giorni secondo me sta ballando ai massimi visto che Ethereum vola, come ho scritto nel titolo su Twitch, perché poi sapete che ogni mese la musica cambia, quindi con maggio ci sarà una nuova sigla, solo ovviamente per chi mi segue su Twitch, quindi se mi stai guardando su YouTube, parlo con te nel futuro. Non vedrai la sigla. E vabbè, oh, non si può avere tutto dalla vita. Mi trovi su Twitch in diretta, puoi anche farmi le domande se ti fai trovare pronto. Trovi il link in descrizione per la prossima volta, lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19. D'ora in poi sarà sempre alle 19. In ogni caso, oggi siamo qua come al solito per andare a dare un'occhiata a cosa ci combina Bitcoin, che in realtà oggi si è un attimino frenato. Deve decidersi, no? Se questo che ha trovato oggi e ieri è il suo high locale, oppure se fare un'altra mossa rialzista. E questa scelta, insomma, non è che è proprio una cosa leggera, perché, come potete immaginare, può fare la differenza. Se da qui ci va a fare un'altra leg up, come si dice in gergo, ovvero un'altra candelozza verde come quella di 2 giorni fa, molto bene, perché il tutto si prospetta poi come un range, un intervallo laterale, quindi lo scenario accumulativo è sempre predominante. Se al contrario andiamo a flettere ancora un po', quindi andiamo a fare una cosa di questo tipo, allora c'è da trovare il nuovo low, c'è da capire un po' quale sarà la nuova struttura, ma in ogni caso purtroppo è meno bullish dello scenario che abbiamo descritto pochi secondi fa. Quindi tra poco andiamo a vedere come andare a capire quando si verifica uno scenario o l'altro, come ci si può muovere, perché in realtà già così volendo ci sono un paio di setup interessanti abbastanza aggressivi, e poi come al solito rispondo alle vostre domande, andiamo a vedere le ultime notizie, le ultime cose. E oggi ci sono non due, ma tre codici promo di PrimeXBT che vi regalo. Ovviamente li regalo a chi è in diretta, a chi seguirà in differita. Scordatevi che siano ancora validi, perché il primo che lo prende se lo tiene. Quindi fatevi trovare pronti, mi raccomando, con la vostra pagina profilo aperta, perché il primo che lo incolla e lo applica poi se lo becca. Come al solito ve li tiro fuori un po' ogni tanto. Ogni boh, quarto d'ora, 20 minuti ne tiro fuori uno, e stavolta spero di non fare la gaffe dell'ultima volta che per sbaglio ne ho tirati fuori due uno dopo l'altro e voi l'avete beccato subito perché siete veramente dei pazzi. In ogni caso, allora, parlando di notizie, io ho tirato fuori innanzitutto lo stato attuale dei layer 2 su Ethereum, perché secondo me il fatto che Ethereum sta crescendo è mosso principalmente da due trend. Da una parte il fatto che arriva l'AP 1559, a fine anno ci sarà il merge, magari faremo un video dedicato sul merge perché ho visto che in pochi conoscono bene di che cosa si tratta. In sostanza un po' un'accelerazione di Ethereum 2.0, un merge, per l'appunto un'unione significa, della Beacon Chain con la blockchain attuale. Cercheranno un po' appunto di unire il nuovo Proof of Stake con l'attuale Proof of Work, cambieranno alcune cose e di fatto questo dovrebbe abbassare notevolmente la pressione di vendita da parte dei miner di Ethereum. Combinandolo con l'AP 1559 che andrà a bruciare parte degli Ether in gas fee, cioè spesi nelle gas fee, questo crea uno scenario di molta minor diluizione nel mercato rispetto ad adesso. Abbiamo parlato tanto di tokenomics, la tokenomics è fatta da domanda e offerta, quindi la domanda è quanta gente vuole acquistare e detenere Ether. L'offerta è fatta da quanti Ether vengono creati in continuazione sul mercato, che adesso mi pare che sia circa un'inflazione del 4-5% annuo, e adesso va sottratto quindi la parte di Ether che vengono distrutti, che vengono vincolati o comunque sottratti appunto dalle riserve liquide sul mercato, e questo dà un po' il valore, possiamo dire, del token della coin stessa, semplificando tutto in maniera atroce, ok? Magari approfondiremo, ve l'ho detto. Questi due avvenimenti stanno. Io mi chiedo sempre se sono già prezzati o no nel mercato, perché non sono delle novità o delle cose che boh, saltano fuori da un giorno all'altro, sono note da tempo e quindi non capisco come mai solo adesso c'è tutta questa FOMO, ma sicuramente il mercato se ne sta accorgendo. C'è addirittura chi proietta Ethereum come un asset che può superare addirittura Bitcoin. Personalmente non credo, per quanto io sia fan di Ethereum, non credo ancora che questo avverrà, però vediamo, perché se diventa anche una riserva
riserva di valore Ethereum ha tutto. Programmabilità, riserva di valore, la DeFi, cioè non lo so, vabbè, non fantastichiamo troppo, però l'altro binario sul quale si sta muovendo il bull market di Ethereum è quello dei layer 2 della scalabilità, no? Sapete il mantra, Ethereum è lento, Ethereum non scala, Ethereum ha le fee che costano un'esagerazione, tutto vero, ed è stato un po' le parole d'ordine, le frasi chiave delle blockchain alternative che si sono autoproclamate Ethereum killer per andare un po' a cercare appunto la loro nicchia come alternativi a Ethereum più cheap, più utilizzabili anche da un pubblico retail, da un pubblico che non è disposto a spendere capitali alti per pagare le fee. Poi ci sono i layer 2 che adesso stanno diventando sempre più presenti e sempre più reali, perché prima erano solo un concetto, c'erano poche applicazioni, c'era Loopring che era una delle prime, adesso ogni giorno si sta vedendo roba nuova sui layer 2, si stanno vedendo veramente miliardi di dollari migrare sui layer 2, e questa non è una cosa da sottovalutare, è un trend, e di fatto vedi Matic, vedi tutti questi altri layer 2 che hanno il loro token, c'è stato anche un trend dal punto di vista del prezzo, ok? Abbiamo parlato spesso di Matic è in uptrend in maniera molto importante. Questo è l'ecosistema attuale dei layer 2, ok? Come potete vedere è molto molto completo, c'è un po' di tutto da tutte le parti. Quindi abbiamo DeFi, yield farming, gli swap, quindi liquidity pool provider, prodotti derivati, anche Synthetix migra sui layer 2. Poi c'è qualcosa manca, perché ad esempio Perpetual Protocol io non lo vedo. Qua secondo me non è completissimo. Sidechain fatte soprattutto per applicazioni specifiche, tra cui il gaming. Poi abbiamo negli NFT c'era Immutable X di cui avevamo già parlato, anche OpenSea sta migrando anche sui layer 2. Insomma, c'è veramente, veramente di tutto. Poi, a tal proposito, io vi avevo portato all'attenzione anche Curve su Matic e anche Aave è interessante. Aspettate che ve lo tiro fuori. Ma non solo dal punto di vista concettuale, anche dal punto di vista concreto. Perché su Curve Matic, cioè su Curve appoggiato a Matic Polygon, c'è questo pool di sole stablecoin che ha un APY dell'8% più 48% in token Matic. E stiamo parlando di un quasi 60%, che non durerà ovviamente perché al momento c'è poca liquidità e quindi è questo che fa sì che sia così alto l'APY, su un pool di stablecoin, pazzesco, veramente un'opportunità interessante. Aave non è da meno, perché Aave si appoggia anche lui a Polygon, adesso stiamo parlando di quasi 2 miliardi solo per Aave su Polygon, e guardate anche qua che APY interessanti che ci sono. Dobbiamo guardare quelli di deposito, USDT ha un bellissimo 6,5 più 20, quindi un 26% circa, tra cui il 18% pagati in token Matic, che tra l'altro non è neanche male detenerli in questo periodo. Quindi a mio parere su Polygon Matic ci sono attualmente delle opportunità molto interessanti, non sono le uniche nel panorama dei layer 2 di Ethereum, però ve le cito così solo perché secondo me vale la pena conoscerle. Quindi questa era la prima cosa che vi volevo dire, appunto parlare dei layer 2. Poi qui che cosa ho aperto? Il mio Twitter, seguitemi su Twitter, ok? Già che ci siete, io vi scillo qua il mio link del profilo Twitter per vedere un po' di post ironici, sarcastici, un po' di shitposting come si suol dire. Poi cos'altro c'era? Ecco, PancakeSwap, in molti oggi mi hanno chiesto ma cos'è sto prediction su PancakeSwap, conviene, non conviene? Allora, partiamo dal presupposto che a me non è che piaccia, ma non perché è fatto male, ok, sono una sorta di opzioni binarie, aspettate che ve lo vado anche ad aprire così vediamo concretamente cos'è e come funziona. Non so chi di voi conosce come funzionano le opzioni binarie più o meno, in sostanza si scommette se il prezzo di una coin aumenta o diminuisce nell'arco dei prossimi 10 minuti in questo caso, se non erro, e se ci becchi guadagni, se non ci becchi perdi. Perdi tutto quello che hai messo nella scommessa, di fatto è una scommessa questa, né più né meno, chiamiamola col suo nome, e se invece guadagni, guadagni il moltiplicatore in questione. Allora, di solito sugli exchange classici, sui broker di opzioni binarie, c'è la sola, ovvero che l'exchange è lui che eroga l'opzione binaria e quindi fa in modo che sui grandi numeri lui ci guadagni, cioè tu perdi sempre più di quanto puoi guadagnare.
guadagnare nel lungo periodo. In questo caso è un po' diverso perché l'opzione binaria è fatta dal mercato e PancakeSwap trattiene solo una piccola percentuale che va a dedicare al buy and burn di token Cake. Questo è interessante per gli holder di Cake perché di fatto va ad agire sulla tokenomics, a sottrarre appunto offerta. Allora, detto in parole semplici, come vedete ci sono degli intervalli di 5 minuti, non 10, scusate, mi sono sbagliato. Ogni 5 minuti parte quello dopo e prima ovviamente che parta il blocco, l'intervallo successivo, noi possiamo scegliere se andare a scommettere sul up o down, il che vuol dire che tra l'inizio del blocco e la fine il prezzo di BNB, in questo caso BNB USDT, è salito o sceso. Se ci azzecchiamo 1,54 per se diciamo up, 2,85 per se diciamo down, se ci perdiamo, perdiamo quello che abbiamo piazzato come posta, come banco, come scommessa, ecco. E questo ogni 5 minuti. Di fatto c'è un price pool che va a configurare poi quelli che sono i premi da una parte e dall'altra. E come vedete ci sono delle quotazioni che a volte sono anche interessanti, cioè di solito nei broker di opzioni binarie sono delle sole incredibili perché i moltiplicatori sono sempre bassi e sul lungo periodo appunto rispetto a quello che uno punta si perde sempre, mentre in questo caso il pricing è più onesto, ecco, diciamo così. Però è sempre una scommessa, cioè come lanciare una moneta, fare testo a croce, quindi io personalmente non credo che lo toccherò mai, però visto che avevate chiesto cos'è, come funziona, ecco qua tutto, è molto semplice. È interessante per gli holder di Cake perché una parte del pool, quindi di quello che viene messo, viene scommesso, ecco, da chi di fatto entra in questi blocchi, in queste predictions, viene bruciato, e questo appunto per gli holder di Cake è bene perché l'offerta viene sottratta dal mercato. Ultima notizia, ultima cosa che vi volevo dire oggi riguarda, eccola qua, Gemini che lancia la sua carta di credito. Attenzione, credito, si parla di credito in questo caso, ed è molto innovativa come cosa perché non è una carta di debito innanzitutto. Se non ho capito male, è in partnership con questo WebBank, che è una banca digitale, credo, che di fatto detiene, se non ho capito male, il denaro di chi vuole spendere. Lo spendi con la Gemini Card e in cambio hai fino al 3% di cashback in Bitcoin sul tuo account Gemini. Spendi euro, ottieni cashback in Bitcoin. Questo è il funzionamento. La cosa carina che ho visto è che c'hai zero spese, perché ci ho dato una guardata rapida. Zero spese, zero canoni, non costa niente ordinarla, non ci sono robe nascoste strane ed è di metallo, quindi anche bella da far vedere, però purtroppo sarà disponibile quest'estate all'inizio soltanto in America. Dunque ve la faccio vedere perché è bellissima, cioè troppo bella, guardate, vediamo se mi parte la pagina perché a volte non me la caricava bene. Allora, eccola qua, guardate che spettacolo. Poi è di diversi colori ed è di quelle metalliche, quelle premium, quindi non lo so, niente, ve la volevo solo dire. Ah, ecco, un'altra cosa, rewards in real time, quindi tu spendi e ti arriva subito la ricompensa, il cashback in Bitcoin, quindi ti fai il tuo piano, il piccolo piano d'accumulo così. Però purtroppo solo USA per adesso, stiamo a vedere in futuro. Però Mastercard si sta muovendo, anche lei ha sentito un po' la pressione di Visa, secondo me, perché Visa è stata la prima, la pioniera un po' a muoversi nel mondo delle cripto, con prima le partnership con le varie carte, crypto.com eccetera, poi col discorso delle stablecoin che vuole fare il settlement in stablecoin, vi ricordate? Insomma, Mastercard non vorrà rimanere indietro e quindi si muove anche lei, e questo per l'industria è sicuramente un bene. Ho terminato con le notizie, adesso io vi sparo fuori il primo promo code e poi partiamo subito con le vostre domande. 3, 2, 1, tac! Eccolo qua il primo, sparatevelo subito, mi raccomando, e poi partiamo. Stavolta giuro non faccio errori, quando ho finito lo cancello così non mi sbaglio. Ve lo tengo lì un attimino, intanto io vado a leggere le vostre prime domande. Allora, ciao, cosa ne pensi di MDEX sia come piattaforma DeFi che come ecosistema? Non lo conosco, purtroppo, ti dico la verità, non lo conosco affatto.
Ciao Luke, potresti spiegare come funziona e come si valuta se entrare in una ICO o in una IEO? Ad esempio, Ares Protocol e UnoRe sono progetti validi? Grazie. Allora, guarda, parli con una persona che non entra mai nelle ICO né nelle IEO, a parte quelle di Binance, perché detengo un po' di BNB che di fatto mi permettono di avere più probabilità, e quindi io appunto non sono uno di quelli, perché le ICO sono un po' scommesse, no? Non mi piacciono come non lo so, come concetto. Allora io qua posso tirare via il codice nel frattempo, tac e tac, perfettissimo. Poi vi volevo dire che io entro solo in quelle di Binance perché praticamente sono delle sure bet, delle scommesse sicure, delle vittorie sicure, e le altre non lo so, non mi ci metto neanche, perché ripeto, io anche le IEO di Binance le dumpo il giorno 1, le uso solo per monetizzare, tutto lì. E per valutare se sono buoni o non buoni purtroppo non è facile, cioè sono tutti progetti nuovi che non hanno uno storico, non hanno risultati, e quindi ti voglio vedere a valutarli, cioè veramente un po' lasciato tutto al caso, quindi io preferisco investire in altro modo. Allora, come vedi un ingresso ora su Polkadot e Solana? Troppo tardi? Allora, dipende innanzitutto dall'approccio che vuoi avere, se speculativo o se di investimento. Se è di investimento non è certo mai troppo tardi, perché tu ti fai un approccio di ingresso, di spezzettamento degli ingressi nel tempo, con una di quelle strategie di cui ho parlato nel video dedicato per andare a mediare a ribasso il prezzo medio di carico, e basta, quindi quello è l'investimento, non c'è tanto da pensare al prezzo attuale, poi ribilanci, ci sono tutte le tecniche appunto da investitore. Da speculatore invece possiamo andare a dare un occhio innanzitutto a .BTC, che guarda, in realtà sta muovendo in lateralità, quindi non è neanche male dal punto di vista speculativo. Io andrei ad aggiungere, tac, questo, guardate che bel pool di domanda che c'è qua sotto. Allora, correggiamo un attimino il tiro. Qui avevamo un mega pool di domanda vecchio, che possiamo andare ad aggiornare con uno un po' più nuovo. Eccolo qui, questo è il nuovo pool di domanda su .BTC, quindi è un papabile entry. Ho unito papabile e possibile, mi stava uscendo una parola senza senso. Quindi entry in quest'area, stop loss qua sotto, oserei dire. Questa area secondo me derivava dal time frame settimanale, confermo. Quindi stop loss qui sotto e passa abbastanza la paura, direi. Dai, non è male come setup. Questo è un po' dot. Il macro è bullish, quindi ci sta a cercare il long. Solana è già più difficile, perché Solana è un po' esteso. È esteso e c'è una punta, quindi possiamo anche traslare, andare a inserire un nuovo pool di domanda qua, dove c'è questo piccolo cluster, vedete? Questa candelina rossa durante un trend molto forte rialzista, è un cluster, io lo chiamo cluster, e funge da area di supporto, di fatto. Quindi questo è un po' il primo livello su cui apparentemente stiamo reagendo, ma in cima abbiamo questa punta molto forte, pam pam, vedete? Che non è che sia il massimo della vita, proprio perché è un possibile rallentamento locale di trend, un possibile top per il momento. Quindi se dovessimo ritracciare, quindi perdere questo cluster, altrimenti non è un ritracciamento, potremmo andarlo ad aspettare da queste parti 61.000-65.000, e poi potremmo andarlo ad aspettare più giù, quindi 57.000 e anche 49.000, cioè questo cluster. Questo è un altro cluster, e questo invece è un pool di domanda caratterizzato tra la chiusura delle candele e il top delle shadow. Quella è l'area che io definisco pool di domanda. E quindi questa è un po' la situazione speculativa su Solana. Ripeto, se uno cerca l'investimento è una cosa, se uno cerca la speculazione è un'altra. Torno su Bitcoin, che nel frattempo vedo che non ha voglia di spingere. Dai Bitcoin, facci questo regalo durante il live, entro la fine del live voglio vederti pompare, come recita una canzone. Allora, mi sono perso le domande, la chat, eccola qua.
Dunque. Ciao Luca, dove si deve inserire il link su Prime XBT? Nel profilo, tu vai nel tuo account, c'è una sezione promo codes, te la metti lì, te lo incolli, ce lo scrivi e fai applica e ti accredita i tuoi 0,0035 Bitcoin tradabili, puoi usarli anche per aprire una posizione leva 100 se vuoi, e poi i profitti si possono prelevare, quindi si gode. Allora, ciao Luke, sei il mio migliore amico virtuale, e ormai ci vediamo praticamente tutta la settimana, quindi è così, è come se fossimo un gruppo di 1100 amici, bello. Cosa ne pensi di Pancake Prediction? Ci abbiamo appena guardato, guarda, ti dico, ho detto tutto. Allora, cosa ne pensi di Ocean mining su SSD per essere più ecosostenibile rispetto a Bitcoin Ether? E potresti analizzare Waves? Grazie. Allora, Ocean non lo conosco purtroppo, però andiamo ad analizzare Waves, che tra l'altro me lo state chiedendo veramente in tanti in questo periodo. Quindi credo che farò magari un video dedicato su Waves. Allora, andiamo a vedere un bel time frame più elevato perché è un po' confuso il grafico. Il grafico, c'è questa punta maledettissima, queste punte io le detesto, vedete che roba, pam pam, queste punte rovinano tutto, proprio tutto, perché se non ci fosse stata, saremmo in approccio di questo top 34.000, 3.400, non so se manca uno zero oppure no, e se lo rompessimo avremmo un bel bottom locale da cui partire e fare anche un bel po' di strada, perché vedete che qua arriviamo da un dump marcatissimo, poi ci siamo un attimino ripresi, abbiamo fatto un annetto, luglio 19, luglio 20, quindi sì, un annetto di bottom, sufficiente direi a spalmare un po' le coin tra un backholder e l'altro, quindi a evitare l'effetto punta, a lenire l'effetto punta. Poi abbiamo avuto questo pump, questo moto un po' irregolare e adesso purtroppo finché siamo intrappolati in questa zona è un po' difficile, cioè io lo vorrei vedere qui prima di andare a cercare la posizione speculativa, altrimenti mi spiace, ma lato speculativo non ci vedo niente di interessante, ecco, dico la verità, andrei a cercare un altro grafico, un'altra coin. Poi, cosa ne pensi di Pancake Bunny? Mi piace Pancake Bunny. Ha APY dal 20 al 30% su pool di BNB, Bitcoin, Ether, USDT e BUSD senza impermanent loss. Perché non se ne parla? Non lo so, io ne ho parlato più volte e a me piace assai Pancake Bunny. Per Ethereum, ad esempio, è il massimo adesso come possibilità di rendimento. Niente da dire, niente da eccepire, ecco, su Pancake Bunny. Sai dirmi qualcosa su Forth? Ci sono progetti imminenti e Forth ha fatto un airdrop bello bello, ha fatto un, com'è che si chiama? Una sorta di lo stimolo monetario, no? Quelle helicopter money che piovono un po' addosso a tutti, tanta roba tra l'altro per chi ci ha interagito, spero che qualcuno di voi l'abbia fatto, noi avevamo fatto un video su Ampleforth un anno fa, ormai sarà più o meno, non mi ricordo neanche più, e mi raccomando, se avete interagito con Ampleforth e l'avete messo nel particolare nei pool vari, potete andare a fare il claim dei Forth e si parla di migliaia di dollari, niente male. Poi cos'altro si può dire? Beh, è il governance token, quindi è fatto per andare a ottenere rendite poi nello staking. Ci sono dei meccanismi appunto di governance per modificare il protocollo nel caso in cui dovesse andare non come previsto. Però l'ecosistema Ampleforth sta crescendo e non mi sta dispiacendo affatto, perché la capitalizzazione anche della stablecoin Elastica, a parte la FOMO che ha avuto l'estate scorsa, adesso vedo che è in crescita abbastanza organica, quindi bene. Poi, allora, puoi analizzare SXP BTC, Swipe? Cosa ne pensi di Swipe in generale? Sincero, sincero, è una delle coin più inutili secondo me che esistano. Credo che sia ancora così e al momento non so come sta performando, non so se ha introdotto novità, io ero rimasto che era utile solo ed esclusivamente per la carta, non so, adesso mi auguro che abbia fatto qualcos'altro, però effettivamente il grafico è abbastanza bruttino, eh. Abbiamo questa, non lo so come chiamarla, questa specie di breve uptrend dopo una cantonata ribassista allucinante, quindi io sinceramente non ci entrerei, ecco, sono sincero. L'ecosistema Swipe, ripeto, non so se è cambiato, se non è cambiato è abbastanza inutile.
Ve lo dico proprio con la massima sincerità. Allora, cosa ne pensi della vendita di Elon Musk del 10% di Bitcoin effettivamente come speculazioni? Allora, guarda, qua ne approfitto per andare sul mio Twitter perché avevo condiviso un post a riguardo proprio di quello un po' di giorni fa. Allora, sostanzialmente quello che ha fatto Elon Musk è hedgeare, quindi quando parlo di short di copertura su Bitcoin, no, lui l'ha fatto sul dollaro e ha shortato il dollaro con Bitcoin. Immaginatevi una cosa del genere. Allora, lui aveva tot liquidità, in particolare 19 miliardi di liquidità a dicembre 2020, anzi un po' di più, e ha detto: bene, io mi copro un po', non voglio essere esposto solo al dollaro, mi copro con Bitcoin. Perché? Perché ci vedo potenziale, perché è molto liquido, fa in fretta a venderlo e è una forma più furba di liquidità, l'aveva definita così, ok? Non soffre di inflazione e così via. Quindi ha acquistato 1,5 miliardi, vi ricordate? Poi ha pompato, quindi sicuramente c'è stata anche una parte speculativa, non lo nego. A marzo, quindi poco fa, ha venduto, cioè nel primo trimestre, è saltato fuori che ha venduto 272 milioni. Come mai? Cioè, a parte sicuramente ha fatto un bel take profit, ma il senso era ribilanciare il portafoglio, perché da quando l'ha acquistato a quando l'ha venduto è pompato parecchio il prezzo di Bitcoin e quindi la sua esposizione in Bitcoin in percentuale sulla liquidità della sua azienda era aumentata parecchio, è passata dal 7,7 all'11,2 anche dopo la vendita, quindi nonostante abbia venduto, il ledge percentuale di Bitcoin, inteso come Bitcoin contro valore Bitcoin diviso contro valore in dollari della liquidità della sua azienda, è aumentato. E quindi, per chi fa ribilanciamento di portafoglio, magari è una cosa ovvia, ma magari per qualcun altro no, non è stato un gioco meramente speculativo, ma è stata una copertura e un ribilanciamento, banalmente. Un asset che ti pompa in questo modo, tu ci sta che lo ribilanci, se vuoi una certa esposizione sulla tua liquidità della tua azienda, e quindi questo è stato lo scopo. C'è stato un sacco di FUD, Elon Musk ci ha dampato in testa, così, cosa. In realtà il suo edge è aumentato e di fatto il discorso anche del detenere i Bitcoin che riceverà dalla vendita delle auto non è cambiato, quindi le auto che venderà e i clienti pagheranno in Bitcoin deterrà ancora i Bitcoin a meno di altri ribilanciamenti, cioè non è che uno accumula Bitcoin e li tiene lì a vita, cioè ci sta a ribilanciare, è un'azienda in quanto tale deve ragionare comunque in questi termini. Allora, torno da voi. Vediamo dove siamo arrivati, eccoci qui. Usando l'app di Binance per i futures mi trovo male ad usare i grafici dell'app, così uso TradingView, ma lì il grafico BTC USDT Perpetual di Binance non c'è. Certo che c'è, eccolo, guarda, BTC USDT Perp si chiama, eccolo qua, che anch'io adesso mi ero promesso di andare a utilizzare questo, però ho salvato tutto su quello di BitMEX vecchio, perché prima usavo BitMEX come exchange e sono troppo pigro per spostare i disegni lì. Comunque c'è BTC USDT Perp si chiama. Quindi pensi che Matic crolli nei prossimi giorni? Perché? Perché dovrebbe crollare? Non lo so, cioè adesso non ho la sfera di cristallo, vediamo il oddio adesso visto il grafico non credo che andrà avanti a lungo a salire in questa maniera, però da qui a dire sono sicuro che crolla nei prossimi giorni ti direi che non lo so, non lo posso sapere. Andiamo a vedere magari su time frame intraday. Allora, si potrebbe azzardare un entry qua sotto su questo pool di domanda, tac, qua sotto, ok, 1,250 fino a 1,300 sulle 4 ore, quindi molto molto rischioso come approccio, stop loss se chiudiamo delle candele qua sotto e invalidiamo il tutto, molto rischioso, però è molto esteso il grafico, quindi veramente attenzione, non scottatevi con i grafici estesi perché la FOMO è bella ma non dura. Allora, procediamo. Dove siamo? Ultramatic, a proposito di Layer 2, cosa ne pensi di Anchor? Non lo conosco, non l'ho studiato, mi spiace. Devo approfondire. Ciao Luca, hai visto la notizia della Bank Italia? Sì, l'ho commentata anche quella anche su Twitter. Guarda, se vai a cercare il mio profilo, trovi il mio commento a caldo, che la nostra amata Consob Bank Italia, che tra l'altro
hanno, cioè, han chiuso un occhio di fronte a truffe ben più gravi e a rovine ben più gravi anche delle banche stesse, ok? Vedi Banca Etruria, c'è la situazione Montepaschi, eccetera, eccetera, ma hanno ben pensato nell'anno 2021 di allertarci di fare attenzione alle ICO. Adesso benvenuti, avete presente il meme di Internet Explorer, no? Nel 2021 le ICO sono rischiosi, i cosiddetti digital token, qua veramente non ho parole e vabbè, basta, lasciamo stare, si commenta da sola. Allora, grazie per tutto quello che fai, se c'è posto nella tua agendina potresti vedere Alpaca Finance, grazie. Alpaca Finance, ci avevo buttato un occhio velocissimo ma purtroppo non ho approfondito, era una sorta di Alfa Omora, vero? Un farming in leva, ma non l'ho purtroppo approfondito, davvero. Poi, dunque, dove siamo? Consigli di prendere ADA? Mamma mia, così su due piedi. No, a parte che io non consiglio mai niente, ricordatevi che i miei non sono consigli, sono soltanto condivisioni. Io vi faccio vedere le mie analisi, io osservo un po' come vedo il mercato, ma poi sta tutto a voi. Io non vi sto dicendo si fa così cos'ha, vi sto dando la mia opinione. La mia opinione su Cardano purtroppo non è proprio delle migliori, ecco, perché in un mondo dove ormai, cioè, tanto per cambiare, è rimasto indietro Cardano, cioè abbiamo i Layer 2, abbiamo Solana, abbiamo tantissime altre blockchain che sono pienamente funzionali, hanno miliardi di dollari sulle loro applicazioni, e poi arriva Cardano, si spaccia per Ethereum Killer, si nomina, autonomina Ethereum Killer, c'è Charles Hoskinson che posta le foto di lui che distrugge Ethereum, e poi non ha nemmeno gli smart contract ed è capitalizzato il triplo di Solana. Per me è no, ve lo dico proprio in maniera schietta. Poi, One Chain da opzioni binarie da anni, ma c'è pieno di opzioni binarie anche su Ethereum, ma sono un po' delle porcate, dai, diciamo la verità, un po' sono dei colpi di fortuna, testo a croce. Allora, dove siamo finiti? Dove va inserito il giveaway su Prime XBT? Ecco, a proposito di giveaway su Prime XBT, è il momento del secondo. Cosa ne pensi di Young Platform? È un ottimo exchange italiano e si sta muovendo molto bene anche a livello internazionale, quindi bravi, bravi, bravi. Poi, vabbè, allora, il momento del secondo codice, siete pronti? Siete carichi? Io ve lo tiro fuori quando meno ve ne aspettate. Adesso leggo ancora un paio di domande. Ciao Luca, Solana mi ha stregato, mi sto strappando i capelli per non averla scoperta e approfondita prima. È da un paio di giorni che vorrei prenderla insieme a Serum, ma il grafico estremamente bullish mi spaventa, ti capisco. Tu che ne pensi? Ha senso entrarci adesso? Guarda, ci abbiamo dato un occhio prima al grafico di Solana. E in effetti il lato speculativo è un po' esteso, c'è quella punta che abbiamo visto che è un possibile inizio di ritracciamento, ma sull'ecosistema Solana, guarda, se farmi un po' su Radium di sicuro non ti dispiace. Poi c'è Orca, che potrebbe sembrare una brutta parola, l'inizio di una brutta parola, ma in realtà è un DEX anche questo, e ci sono dei pool con degli APY molto interessanti, Sol USDC 130%, ma anche su Radium, se non erro, perché guardate che Radium, al di là delle farm, che comunque hanno un APR che fa gola perché è alto, ma anche i pool normali, guardate quanto pagano, cioè questo è un anno di fee fratto liquidità, per farvi capire quello che arriva a chi dà liquidità soltanto dalle fee. E se scendiamo ad esempio guardando Sol USDC, 202% Sol USDC solo dalle fee, quindi vale la pena, non lo so, giocarci un po' vale la pena, fidatevi con Radium. Poi c'è da prenderci un po' la mano con come funziona Solana, ma è abbastanza semplice da capirci. Anche Orca, ci davo un'occhiata stamattina, ha un po' poca liquidità, quindi rispetto a Radium è una briciolina, però ci sono anche qua degli APY interessanti, però io personalmente Orca non credo che ci andrò a dar liquidità. C'è il pool di stablecoin che però non frutta praticamente niente, quindi è meglio, sono meglio quelli su PSC da quel punto di vista. Poi torniamo a noi, tac, sorpresa. Allora, torniamo a noi,
Che hardware wallet consiglieresti al momento? Sarei indeciso tra Ledger e Trezor. Sono entrambi ottimi, sia Ledger che Trezor veramente ottimi. E ti dico, la differenza la fa che il Ledger, io ce li ho entrambi, guarda, qua c'è il Trezor attaccato al momento e qua c'è il Ledgerino. E tra l'altro qua, no, dov'è che l'ho messo? Qui c'è il Kobo, che è l'altro a cui mi sono affezionato, uso questi tre principalmente, io da bravo fanatico splitto ovunque e ovviamente ho perso le chiavi private di tutti e tre. E no, dicevo che Ledger è comodo perché ha la connettività Bluetooth, che Trezor non ha, Trezor è solo via cavo, quindi la differenza principale è quella. E basta, per il resto sono esattamente allo stesso livello, sono ormai ottimi. Quindi io adesso ho visto che qualcuno si è preso il suo promo code, vi ricordo che ce n'è un altro in arrivo, quindi state sul pezzissimo. Nel frattempo io vi scillo anche, visto che ho scoperto che esiste, il gruppo Telegram di PrimeXBT Italia. Visto che so che alcuni di voi lo usano e tutto quanto, ogni tanto mi fate domande, io adesso potrò rimbalzarvi e dire bene, andate a farle nel gruppo PrimeXBT Italia. Ve lo condivido qua e chi mi segue su YouTube lo trovate in descrizione, così se avete dei dubbi, domande o volete comunque far parte della community, è un gruppo Telegram e potete tranquillamente entrarci. Poi, cosa ne pensi del progetto Crosspad? Non lo conosco purtroppo. Ciao Luca, ti seguo da sempre, sei un grande, grazie per tutto ciò che mi hai insegnato. Grazie, grazie a te, mi fa piacere. Secondo tuo pensiero, se volessi prendere 2 o 3 Ether, ogni momento è buono per il long o meglio aspettare un ribasso nella speranza arrivi? Guarda, fossi in te ragionerei più su una frammentazione degli ingressi, cioè non fare un acquisto unico, ma se lo vedi davvero come una cosa a lungo termine, tu fatti un progetto di acquisto sul lungo termine suddiviso in tranche. C'è il video che ho fatto, se lo cerchi, di come investire sul lungo periodo e lì ti spiego un po' tutto, ecco, quindi spiego varie strategie che si possono adottare, vanno benissimo anche su Ethereum. Poi, dove va messo su Binance? No, non è per Binance, è per PrimeXBT. Purtroppo su Binance non funziona. Poi, un video di approfondimento su Linear Finance. Ho visto più di 1 billion in stake, se non ricordo male. Ma sai che non lo conosco? Mannaggia. Io mi sto perdendo un po' di cose. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a vedere su DeFi Pulse, innanzitutto. DeFi Llama, che ormai è il mio nuovo preferito. E DeFi Station, per vedere come si sta muovendo la DeFi in questi tre mondi. Nel mondo Ethereum, nel mondo Ethereum e dintorni e nel mondo BSC. Allora, abbiamo sempre Maker che domina, Compound e Aave, quindi i lending come sempre sono i pilastri. Uniswap e Curve, SushiSwap sta un po' soffrendo, beh di nuovo qui non vedo niente. C'è Yearn che è uscito con delle strategie nuove, Yearn ottimo. Balancer che oggi ha dato una nuova partnership con un altro DEX. Balancer farà cose interessanti secondo me. Poi di altro sono sempre un po' le solite. BadgerDAO anche un'altra che ho intenzione di approfondire un po', cioè la conosco già e l'ho già usata, però secondo me adesso ha in canna qualcosa anche lui. Qua che cosa abbiamo? Qua è uguale. Ah no, c'è dentro anche la BSC. La BSC di fatto è ancora un pelino sotto, mi sa, Ethereum. Ah, Bakery Swap, ne ho sentito parlare in questi giorni, ma non so perché, non so cosa abbia fatto. Abbiamo sempre Pancake Venus e Pancake Bunny, Belt Finance, ecco che lo dovrei andare a vedere un po', Ellipsis ne abbiamo parlato, tra l'altro ho visto che ha fatto un video bellissimo anche Emiliano di Afterside Crypto su Ellipsis, andatelo a vedere perché è veramente fatto bene. E Autofarm che è un po' inciampato, MDEX, eccolo qua che mi dicevate. Allora facciamo così, MDEX me lo segno nei compiti a casa perché vale la pena, mi sa, darci un approfondimento. MDEX, tac, sul mio taccuino da boomer, regalato direttamente dalla Consob. Allora torno da voi adesso, rimetto Bitcoin perché se no mi perdo il pump e torno subito da voi. Allora, cosa ne pensi di Sia Coin? È da un sacco che non la seguo, la seguivo 2 anni fa e non lo so se ha fatto novità o... Possiamo vedere il grafico, Sia BTC. Era una delle prime altcoin che ho acquistato, sapete? Sia Coin, perché non c'è?
contro Bitcoin vale troppo poco, è scesa così tanto. Allora, ma mamma mia, ha voglia! Porco cane, cos'è successo? Non ho idea di cosa sia successo. Ha seguito un po' il trend anche di Filecoin, presumo. Presumo, perché qua c'è stato un po' il trend. Sì, avrà vissuto un po' di luce riflessa. Non lo so. Ci andrò a dare un occhio e vedete, rimango un po' fuori a volte da ste cose, eh. Luca, come sta andando Polkadot? Ma direi benissimo, direi benissimo. Allora, ciao Luke, sono entrato nel mondo cripto grazie a te, mi fa piacere, ma stai lontano allora dalle shitcoin, mi raccomando. Per il futuro stavo pensando, eccoci, di investire in Theta, Chiliz, Tron e Sol, che ne pensi? Guarda, io ovviamente lascio a te poi le valutazioni sul tuo investimento perché è una scelta personale. Solana assolutamente pro, Theta assolutamente pro, Chiliz anche ti dirò, i fondamentali ce li ha, Tron mi piace un po' meno, sai, vive un po' più di hype che di realtà, ecco. Poi è una mia opinione, ripeto, è sempre una cosa assolutamente personale. Ciao Luke, buonasera. In questo periodo ho suddiviso il mio portafoglio in questo modo: 45% Bitcoin, 25% Ethereum, 15% BNB, 15% altre alt. Però BNB mi ha sballato completamente le percentuali, arrivando a circa il 25%. Il punto è questo: le cifre totali investite non sono molto alte, quindi non voglio, posso fare take profit perché perderei i benefit che derivano dal detenere BNB su Binance. Capisco benissimo, sono nella stessa situazione e le cose sono due che puoi fare. La prima è fare un hedge, quindi aprire uno short su BNB e vederlo come una sorta di take profit, ok? Tu è come se avessi venduto una parte, non devi vendere di fatto i tuoi BNB, te li tieni lì e shorti magari su FTX se non vuoi impegnare i BNB come collaterale o anche su Binance Futures, insomma, c'è assolutamente modo. E quella è la cosa che farei io personalmente per non dover vendere i tuoi BNB. Per il resto del portafoglio non mi sembra male, dai, 15% in alt, vabbè, non è neanche esagerato, dai, ci sta, ci può assolutamente stare. Rischio medio-alto, diciamo. Possiamo vedere Phantom, FTM Phantom, sì, pensi sia un buon entry 944 sat? Allora, FTM BTC, a proposito di sidechain layer 2 e simili e blockchain alternative. Allora, caspita. Caspita, caspita. Allora, partiamo dal settimanale. Eravamo rimasti un po' indietro, facciamo così, puliamo tutto. Settimanale, abbiamo questa chiusura qua. Poi, basta, direi. Sul settimanale il resto è storia. Andiamo adesso sul daily. Che cosa possiamo andare ad aggiungere? Questo livello qua, 826, che però l'abbiamo già retestato, quindi sarà dura andarlo a riprendere di nuovo. Abbiamo quest'area, secondo me, quella più appetibile, sai? Quest'area qua, sul breve. Potrebbe essere un entry interessante e teoricamente anche propagabile qua giù, perché vedi, qua c'è liquidità. Andare a chiudere qui non vuol dire aver perso dei livelli chiave. Quindi da qua a qua, numericamente parlando, da 825 a 1000, è tutto un papabile entry con stop loss sotto gli 800. Questa è una possibile posizione su Phantom. Benissimo, poi. Ciao Luca, per caso conosci Tron Chain? Punta sulla decentralizzazione del web, soprattutto per piattaforme video. Grazie. No, non conosco purtroppo, non l'ho mai sentita nominare. Che ne pensi di SafeMoon? Che ne pensi? È una shitcoin epica, clamorosa. È il nuovo BitConnect e dovete starne alla larga, larghissima. Sono veramente sbilanciato a riguardo, ve lo dico col cuore in mano. Che ne pensi del bot Tricommas? Non è facile da usare, ma è veramente uno, forse il migliore in assoluto che esista. E magari, non magari, ci volevo fare un video, lo faremo, dai, lo faremo presto. Ciao Luca, ascolta, ci daresti delle dritte su come scegliere una coin? Guarda, ho fatto un video sull'analisi fondamentale, poi, cioè, dirti compra qui, compra lì, cioè, non sono fatto così io non sono un tipo che dice c'è questa gemma, compratela, anche perché io le coin le compro quando quelle poche altcoin che compro le compro solo quando hanno già dimostrato, quindi io non sono il tipo da 100 per, ecco, per capirci.
Poi, dunque, scorro un po' in giù, che così vado a leggere un po' di domande anche tra le ultime. Vorrei investire a lungo termine su un progetto strettamente legato al mondo gaming. Oltre a Engine, hai qualcosa da consigliare e tenere d'occhio? Allora, guarda, Engine, poi c'è, come si chiama? Vabbè, Sand. Anche se non mi fa impazzire, cioè io preferisco le land, io ho investito nelle land e sono molto contento. Poi ce n'era una su Solana che si chiama Star Atlas, però non so se ha la sua coin. Dunque, Star Atlas. Fatemi vedere un attimino, se c'ha la coin o no. Vediamo, non lo so, si sa ancora poco, secondo me. Si sa ancora poco, ma deve essere interessante perché è il primo gioco su Solana, il primo del mondo gaming su Solana. Poi cosa c'era? Ce n'erano delle altre. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Su Index Coop c'è un indice per l'appunto dedicato al mondo del gaming e ai metaversi, il Metaverse Index, e magari può anche fare da, non lo so, ispirazione, anche se in realtà qua io vedo solo Engine, Axie, ecco, AXS, Axie Infinity, è del mondo gaming. Il resto, sai che non mi sembra, cioè io non conosco bene il settore, però beh, Sand, però il resto non so se c'ha qualcosa a che fare col mondo del gaming. Quindi non saprei proprio. Io te l'ho detto, quelle lì sono interessanti da seguire e da scoprire, però insomma, vanno un po' studiate e approfondite, cosa che purtroppo io non ho ancora fatto. Tra l'altro, tu ho letto bene il nickname, sei quello che ha creato il subreddit con i miei meme. Adesso se, non so se lo trovo, aspettate. Su Reddit è un ragazzo della community che ha creato il subreddit con dei miei meme e si chiama tipo The Crypto Gateway Meme. Adesso vediamo se lo riesco a trovare. Secondo me no, non me lo trova. Scusate se, cioè, se perdo un po' di tempo così, ma ne valeva la pena. Cioè, era divertente, era una cosa divertente. Però, eccolo! Fantastico, guardatelo. Ci sono un po' di meme, insomma, a tema del nostro canale, un po' di autoironia, dai, ogni tanto ci vuole. Io ve lo scillo qui perché merita, io due risate me le sono fatte, quindi se ve le volete fare anche voi, ne vale la pena. Basta, chiudo. Non volevo di andare off topic. Poi, allora, è vero che la casalinga di Voghera pensa di entrare in Polygon Matic? Dunque, secondo me, vista l'estensione, sì, se non che ci è già entrata. Complimenti per i tuoi canali, ho iniziato a seguirti da 2 settimane. Cosa ne pensi del dump oggi di Doge? Del pump? Dopo il tweet di Elon Musk? Guarda, io queste cose le odio abbastanza, ti dico la sincera verità. Questi pump così è veramente, non lo so, nonsense totale. Cioè, correrci dietro ai pump non lo so, non ha molto senso, ecco, quindi boh, non è il mio approccio. Dunque, vorrei gentilmente avere notizie su Sol Farm. Bello, 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 bravo, bravo. Lanciato in data odierna il nuovo yield aggregator di Solana. Me lo sono segnato, guarda, li ho iniziati a seguire proprio oggi su Twitter, infatti. Sol Farm, eccolo qua. Li ho iniziati a seguire oggi e è un po' uno Yearn Finance su Solana. Solana, ragazzi, sta esplodendo come ecosistema, è pazzesco, è allucinante come quanto si sta muovendo. Allora, dunque, bene, direi che è il momento. Facciamo una pausa grafici, poi torno da voi e vi sparo lì il terzo codice nel frattempo. Intanto si parte, come si parte? Sta pompando? No, dai, no, non illudetemi, perché mi illudete? Non sta pompando Bitcoin. Io leggo i vostri commenti e mi illudo. Allora, vediamo. Eccolo qua. Papam, ultimo codice per voi. Godetevelo tutto perché adesso partiamo con l'analisi dei grafici, ok? Quindi vi lascio giusto quei 10 secondi di
lettura del codice, di inserimento del codice, e ce ne andiamo a vedere il grafico, che non è affatto male, anzi ha l'aria di voler veramente ripartire. La candelina di oggi, che è così insignificante, dopo un colpo di reni della domanda mi fa ben sperare, anche perché ci troviamo veramente su un livello chiave. Allora, tiro via il codice, se l'avete beccato bravi, se non l'avete beccato non ci credo, perché ve l'ho lasciato fin troppo tempo. E ora andiamo a dare un'occhiata a Bitcoin. Allora, guardate dove si trova Bitcoin. Si trova a 55.000, scusate, non volevo farvi prendere una sincope, 55.600, che è esattamente il low che abbiamo perso recentemente. Quindi non è un livello a caso, è un livello attualmente di resistenza. Abbiamo recuperato quest'ultimo livello perso, 51.327, e al momento quindi è un supporto. Qua sotto abbiamo fatto quella che si chiama deviazione, quando fai un breakdown, ti ci muovi per un po' e poi recuperi il livello, è una deviazione, quindi il range nel quale attualmente ci troviamo è questo. Questa è un'altra deviazione, vedete, è speculare la cosa, questo e questo sono esattamente speculari. Al momento dobbiamo capire, come vi dicevo poco fa, l'intento di Bitcoin. Da una parte abbiamo una possibilità molto interessante, che è quella di conservare questo range, che terrebbe uno scenario molto bullish, molto forte, tra l'altro. Se questo livello, che è il range middle, di fatto, qua c'è la zona del range middle, 55.600-57.000, viene ripresa, allora andiamo con tutta probabilità a zuccare contro poi il top, il range high, la parte superiore del range stesso. E quindi questo è positivo, perché se andiamo a zuccare contro il range high e lo rompiamo, intanto conserviamo il range stesso e non c'è un bias bearish neanche sul breve, e inoltre è una possibilità in più che abbiamo per andare a romperlo, a zuccarci contro, a romperlo. Sapete che una resistenza, soprattutto un range high, più volte ci si dà testate e più è probabile poi romperlo, soprattutto se il macro è assolutamente rialzista, come nel nostro caso. Se al contrario qua andiamo a incontrare dell'offerta e andiamo a costruire un top locale qui, quindi se questo diventasse una cosa così, per capirci, e abbiamo fatto il nostro high, quindi abbiamo un lower high di fatto, allora le cose cambiano, ma non c'è da strapparsi i capelli. Perché? Allora, abbiamo innanzitutto fatto il low reclaim, che è il primo segnale bullish, ve l'ho detto, questo volendo è già un setup long per i più aggressivi. Un setup long di che tipo? Sul retest di questa zona con stop loss sotto i minimi. Questo è il classico setup long, il più aggressivo possibile, cioè il primo segnale di potenziale long è esattamente questo, il reclaim del massimo perso, cioè abbiamo perso il livello, abbiamo mosso un po' qua sotto e l'abbiamo recuperato. Falso breakdown è un entry, perché il macro è bullish. Quando il macro è bullish, quindi il grafico su time frame più elevato è rialzista, ci sta andare a cercare il setup long, non ha senso cercare lo short, ok? Questa è la regola numero uno. Poi, pertanto, se qua andiamo a fare un lower high e andiamo a flettere, ci sarebbe questa possibilità di andare a trovare il long esattamente qui, sotto un'ipotesi, l'ipotesi che facciamo un higher low, perché quella sarebbe l'ipotesi che va a sostenere l'idea di una posizione del genere. Higher low, che vuol dire che poi torniamo a fare una cosa del genere e abbiamo comunque un potenziale costrutto di bottom, vedete? Che se viene rotto poi ci riporta al discorso del range. Quindi le probabilità sono a favore di questa situazione del range, perché abbiamo una situazione tutto sommato positiva. È stata bella la reazione della domanda a questo tentato dump. Ok, vuol dire che comunque la domanda c'è e sta sostenendo certi livelli che sono livelli chiave. Poi, se al contrario andiamo giù e facciamo un equal low, purtroppo non è bellissimo, perché abbiamo fatto un lower high, facciamo un equal low e poi magari rimbalziamo, c'è da vedere come ci comportiamo, ma è più probabile magari fare di nuovo un lower high e poi attaccare e perdere il livello. Ovviamente è tutto da vedere, perché se facciamo un equal low e un equal high, scusatemi gli inglesismi, so che qualcuno di voi odia questi inglesismi, ma cioè si dice così nel trading, non posso dire minimo uguale, massimo uguale, cioè suona male, suona malissimo, e quindi abbiate pazienza. Ma se facciamo un equal high di nuovo e andiamo a costruire poi un range qui,
non cambia molto, siamo in lateralità. Se invece andiamo a fare sì un equal low, poi andiamo a fare una sorta di range e poi lo rompiamo, di nuovo ritorniamo al quadro di partenza. Probabilisticamente, se andiamo a fare un equal low, c'è meno probabilità di andare a fare poi l'equal high rispetto al fare un higher low, che allora sì che ci dà più probabilità di attaccare il range high. È tutta una questione di probabilità, non è una previsione del futuro. Cioè, se accade uno scenario di un certo tipo, c'è maggior probabilità di vedere poi il proseguimento bullish. Se c'è uno scenario di un altro tipo, l'equal low, c'è meno probabilità. È tutta una questione, ripeto, probabilistica. I grafici sono esattamente questo e diffidate da qualsiasi predizione. Poi, il caso bearish invece, il caso peggiore, è o il fare l'equal low, poi fare il lower high e poi andare a rompere, oppure andare direttamente a rompere e fare subito il lower low. Il punto di atterraggio più probabile sarebbe 44-45k, quest'area fantomatica, e questo è l'ultimo baluardo che abbiamo. Se rompiamo quell'area lì, io inizio veramente a preoccuparmi sul serio, perché abbiamo fatto un costrutto di top gigantesco. Questo è tutto un top, ok? Toppone, un mega toppone. E quindi non deve succedere, ok? Non deve succedere. Se succede, purtroppo si può iniziare a parlare di possibile inversione. Comunque abbiamo perso la struttura, perché abbiamo creato un bloccone enorme che è un massimo locale, e quindi lì parte davvero la caccia allo short di copertura. Ecco, i più conservativi, più cauti, qualcuno me l'ha chiesto oggi, mi ha detto: ma come mai non hai aperto lo short di copertura che abbiamo ritestato esattamente quest'area? E io ho detto: perché di fatto c'era questo setup long, cioè questo falso breakdown mi ha rovinato tutto il quadro. Cioè, capite che non lo so, non faccio fatica ad aprire la copertura short qui, anche se so che teoricamente dovrei, stando ai miei più reconditi principi dell'aprirlo al primissimo segno. Però in questo caso preferisco, dato che comunque questo, cioè, ha preso le sembianze di un range. Fin tanto che c'era il primo, la prima possibilità era diverso. Adesso ha preso le sembianze di un range e quindi non me la sento di voler anticipare la sua risoluzione. Quindi aspetto che ci sia un chiaro segno. Cioè, se andiamo a perdere davvero questo livello, allora è un segno molto forte e lì sì vado a cercare la copertura. Ma altrimenti non sto a impazzire a cercare di coprire una copertura all'interno di un range abbastanza evidente. Quindi questa è la mia visione del mercato attuale. Quindi questo è tutto su Bitcoin, perché abbiamo visto lo scenario bearish che è il lower low, tutto il resto bene o male è tendente al bullish, a parte adesso l'equal low che sarebbe il secondo scenario peggiore in classifica dal più bearish al meno bearish. Poi se facciamo adesso la flessione e un higher low, bene, il massimo sarebbe magari lateralizziamo un po' una candelina o due e poi papam, rompiamo anche quest'area, e questo sarebbe lo scenario più bullish in assoluto. Chissà cosa ci riserva Bitcoin. In ogni caso, le posizioni possibili, ve l'ho detto, uno si basa sull'ipotesi di top e higher low, la seconda l'ingresso subito qui anticipatore del follow up non so se lo farei, personalmente non lo farei, perché il rischio comunque di flessione c'è e rischiamo di far saltare lo stop loss. Cioè, entrare qui e mettere lo stop loss sotto i minimi non è proprio il massimo, perché avremo comunque come target il range high, cioè comunque lo scenario attuale è da range e quindi non avrebbe tanto senso. E se andiamo addirittura a fare il lower low, c'è un'ultima possibilità di long, quello a massimo rischio rendimento, cioè il migliore possibile, che è allungare qui sotto, magari cercare addirittura lo sweep di questi minimi. Lo sweep è la spazzata dell'ultimo minimo che abbiamo, cioè pensare che se lo andranno a prendere per fare liquidità e poi ritornerà dentro. Quindi questo è un setup aggressivissimo che però esiste, magari ci giocheremo su con l'intraday se arriviamo lì. Altrimenti, se andiamo a riprenderci anche quest'area potrebbe diventare un entry, se comunque andiamo a fare dei movimenti abbastanza bullish a seguire. È ancora presto per dire qualsiasi cosa, dai, diventa verde, fai almeno chiudi, bravo, va, così mi piace, ho visto una candela verde, sono contento, non chiedo il pump, mi basta il verde, io ormai è il mio colore preferito, il verde, c'è poco da fare. Andiamo a vedere Ethereum adesso, così vediamo un po' più di verde.
Ethereum Bitcoin, vabbè, ormai ciao, cioè abbiamo rotto qualsiasi resistenza che ci separa, ve l'ho detto, da 0.055 che è il prossimo target plausibile, abbiamo fatto il nostro retest, qua non ci si può lamentare di niente, abbiamo fatto un movimento che definirlo organico è poco, cioè se apri un libro di trading, di analisi tecnica, ti fa vedere questo, quindi era immancabile. Lateralità con pool di domanda sotto e 30.000 occasioni di long. Poi breakout, lateralità con pool di domanda sotto e 30.000 occasioni di long. Poi breakout, rottura di questa zona di top che avevamo evidenziato e retest per poi continuare a rialzo. Cioè più di così è talmente facile che non lo so, è quasi troppo facile per essere vero. Adesso il target, ve l'ho detto, la prossima resistenza importante è 0.055 e fino ad allora, che dire, non lo so, si naviga un po' a vista perché vediamo se farà qualche altro flessione oppure no, ma teoricamente ogni dip di Ethereum è un'occasione di long, ora come ora, con primo stop loss qua sotto 0.043, perché di fatto è un po' il primo supporto importante. E dunque, che altro possiamo andare a vedere? La dominance, ho visto che me l'avevate chiesta, la dominance non mostra segni di flessione di nessun tipo. Quindi, che dire, piena alt season ancora, niente da dire, niente da aggiungere a quanto detto le ultime volte. Poi abbiamo il nostro Dogecoin che pompa, ma io non lo tocco neanche per sbaglio, non è certo il mio stile. Poi cos'altro abbiamo che pompa? Niente di particolare. Axie, che vabbè ormai, cioè, allucinante Axie. Ave che pompa, ecco Ave. Ave, vi avevo condiviso su Telegram un setup che prevede, visto che comunque abbiamo rotto quest'area che anche su settimana, no non è vero, scherzavo, quest'area che sul giornaliero comunque è importante, l'abbiamo rotta, ci abbiamo chiuso qua sopra e quindi al momento c'è un possibile entry sul ritracciamento su quest'area stessa, tutta quest'area qua, da 0.0074 a 8.35 con stop loss se rientriamo qua giù. Ecco, questo è un po' il... quello che vedo su Aave, ecco, questo blocco è un blocco di domanda che è possibile andare a seguire a nasare un po'. Benissimo, torno da voi, torno subitissimo da voi, e quando analizziamo i grafici scappate, non vi piacciono i grafici? Allora, come vedi Theta nel lungo periodo? È interessante, ma al momento è un pelino esteso Theta, è un pelino esteso, adesso sta ritracciando, quindi potrebbe essere un'occasione interessante. No, è un bel progetto Theta, i fondamentali ci sono tutti, non ho studiato la tokenomics purtroppo, ma i fondamentali non mancano. Segnali sempre stop loss ma i take profit non li metti mai? Ma perché dipende in realtà, cioè il fatto è che se una posizione è trend follower come quella su Ethereum o su Aave, il take profit in realtà non è previsto, cioè io ad esempio qua su Aave, visto che ne abbiamo parlato, vedi il macro è molto bullish, quindi mi fa cercare comunque una posizione long da tenere fin tanto che poi il trend si sviluppa. Volendo si può andare a fare un take profit qui a 9403, però se poi lo rompe, cioè è un trend che vale la pena cavalcare finché non vedi comunque l'esaurimento di questo trend, quindi un setup short. Tu entri, vai, quando vedi poi un costrutto di top esci. Questa è un po' l'idea che ho io di setup trend follower ed è per questo motivo che a volte non specifico il take profit. Cioè il take profit lo metto sempre se è un trade di breve, magari intraday, oppure su un range, come abbiamo visto prima su Bitcoin, quell'ipotesi lì. Ma se è un trend... se è un setup trend follower non lo sto tanto a mettere, ecco. Bene, amici, io vi ringrazio veramente tanto di avermi seguito, ho visto che abbiamo rotto l'ora anche oggi alla grande, siete stati belli gasati e belli, insomma, presenti, pieni di domande. Vi ricordo che, insomma, avremo altri promo code, ogni tanto gli rompo le scatole a quelli di PrimeXBT, mi faccio dare qualche promo code da condividervi, quindi state sempre sul pezzo anche per questo. Ringrazio a coloro che si sono abbonati al mio canale, ricordo che con Amazon Prime potete farlo gratuitamente
e senza nessun particolare necessità, ecco, basta collegare l'account di Amazon Prime con Twitch, però dovete farlo ogni mese purtroppo. Per voi è gratuito, per me è una piccola donazione, quindi vi ringrazio davvero di cuore se me la regalate, me la concedete, è veramente importante per me. Grazie anche a chi utilizza i miei referral link, che è l'altro modo che vi metto a disposizione per sostenermi per voi a costo zero, anzi ogni tanto vi becco anche qualche promo, qualche sconto, cerco di darvi vantaggi anche a voi. Vi ricordo anche il link alla community di PrimeXBT Italia, che ve la lascio nella descrizione del video su YouTube, ve l'ho shillata prima qua su Twitch, quindi se avete domande, qualsiasi cosa, potete rivolgervi a loro. Vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo venerdì per darci il saluto di buon weekend e vedere Bitcoin pompare, speriamo, incrocio le dita. Sono bullish in questo periodo. Ciao a tutti!